cibo spazzatura dovrebbe essere eliminato dai distributori automatici delle scuole è un esempio di mozione di policy, perché presenta un'azione che deve essere fatta, una scelta che dovrebbe essere intrapresa, in questo caso a livello nazionale. La mozione di policy presenta un problema, il consumo di cibo spazzatura, che deve o dovrebbe essere risolto. In questo caso spetta alla squadra pro il compito di costruire un modello o piano d'azione e di dimostrare che la soluzione proposta risponde al problema o lo riduce. La squadra contro potrà accettare o rifiutare il piano. Nel secondo caso dovrà evidenziarne le lacune e i punti deboli. Perché è importante riconoscere la tipologia di mozione? Perché dalla tipologia di mozione dipende in primo luogo la ricerca documentale. Se una mozione è di valore, la ricerca di documenti non sarà orientata prevalentemente su dati e statistiche, ma sui valori che la squadra intenderà porre alla base della linea argomentativa. In secondo luogo, l'analisi della mozione e l'individuazione della tipologia è il primo passo per l'elaborazione della linea argomentativa della squadra. Per esempio, nel caso della mozione il cibo spazzatura dovrebbe essere eliminato dai distributori automatici delle scuole, ciascuna squadra dovrà chiedersi quali sono i problemi di salute connessi al junk food, cosa rende il cibo spazzatura diverso dagli altri cibi, chi dovrebbe decidere cosa mangiano bambini e ragazzi a scuola.